Ciao a tutti, eccoci in trasmissione Magia Astronomica Paganesimo, come ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Claudio non c'è, si è andato a fare una gita nel Bellunese, nella torre di Lorenzago, e di conseguenza non può essere in trasmissione. Ricordo che poi questa sera c'è anche un incontro, l'incontro poi classico, ormai sono 2 anni che va avanti, che l'incontro appunto è il MUT dei Pagani di Vicca nel Veneto e che si terrà nella zona di Montegrotto Terme, il pub in via Aureliana alle ore 21, incontro appunto in cui non c'è un tema fisso, in cui si dibatte a ruota libera, ci si incontra, si discute. Voglio ricordare anche un'altra cosa, che questa trasmissione, come tutto l'archivio delle trasmissioni di questi ultimi anni, è disponibile in internet sul sito www.federazionepagana.com/radiopagana. Sul sito www.federazionepagana.it ci sono tutte le foto delle sue d'estate. Su YouTube è stato caricato anche un video piccolino di pochi minuti ma ben realizzato del solstizio d'estate tenuto nell'Alto Vicentino in contemporanea con quello di Jesolo. Perciò chi vuole un attimino farsi una visione di questi due rituali ha la possibilità di vedere quello per gli adulti e quello appunto per i ragazzi. Se voi andate su YouTube cercate Paganesimo, vi escono alcuni film, alcuni filmati, alcuni documentari. E documentari tra l'altro anche ben realizzati, ad esempio c'è il filmato, il documentario fatto da Manuela che vi parla dell'imperatore Giuliano, conosciuto come Giuliano l'Apostata, e c'è poi un altro filmato sempre fatto da Manuela su Ercole, c'è il filmato della sfilata dello scorso anno a Cittadella, la festa dei Veneti con gli stendardi della Dea Reitia, perciò c'è parecchia roba da vedere e da conservare ed avere appunto un'immagine anche visiva di molte cose che girano intorno a questa nostra realtà e anche appunto intorno alla realtà di questa trasmissione. Questo appunto era una cosa importante, era una cosa appunto che permette di andare a una continuità enorme. Ringraziamo appunto tutte le persone che sono andate da fare perché ci fosse una presenza su internet anche di filmati, di documentari e che permettesse appunto alle persone di comprendere cos'è in realtà la ritualità pagana e cos'è in realtà la vicca. Bene, allora, ci sono molte cose d'attualità che vanno dette e vanno ricordate. Ci sono delle cose che passano sotto silenzio. Voi sapete che la trasmissione da molto tempo, da sempre, dal suo inizio, ha ricordato l'atrocità, la violenza che i monoteisti, i cristiani, la Chiesa Cattolica, tutti quelli che si rifanno al messaggio criminale di Gesù Cristo, sono capaci di compiere, pur di impedire che le persone siano libere. Esistono notizie che danno fastidio, che vengono silenziate, che vengono fatte sparire. È una notizia che, a mio avviso, ha avuto poca ripercussione, poca informazione, che mi risulta il Corriere della Sera gli ha dedicato quasi una pagina e va ringraziato questo quotidiano che molte volte tira fuori delle informazioni che altri hanno piacere di dimenticare. Argentina, processo verità al cappellano della dittatura, è accusato di 7 omicidi, sequestri e torture. Voi sapete che appunto dal 1976 al 1983 ci fu una guerra sporca contro dei militari argentini in cui sparirono 30.000 persone. Logicamente la Chiesa Cattolica, i cristiani, si sapeva benissimo da che parte erano e si sono soltanto prodigati alcuni dei cappellani a dare solo un'assistenza morale a chi veniva ucciso. Ma questo processo è un processo che pochi conoscono. In Argentina è uscito un libro che non mi risulta tradotto in italiano. Il libro si chiama El Silencio, che significa il silenzio, dice il Corriere della Sera, dell'argentino Orazio Verbitischi, un attacco al ruolo della Chiesa durante la dittatura. Ma voglio riportarvi quello che questo bravo sacerdote, perché ricordiamo che questi sono bravi sacerdoti, come viene raccontata la sua storia all'interno di questo articolo del Corriere della Sera. Voglio ricordare che a Buenos Aires in quel periodo c'era un certo Pio Laghi, nome sconosciuto logicamente a moltissimi ascoltatori, e questo Pio Laghi era un amico di un'altra persona chiamata Madre Teresa di Calcutta, altra persona molto simpatica di cui abbiamo descritto le grandi opere meritorie per l'umanità durante questa trasmissione e vi posso consigliare di andarli a leggere la porzione delle missionarie e vi darà un'idea di chi è questo mostro Madre Teresa di Calcutta. Bene, leggiamo il Corriere della Sera. Rio de Janeiro,
Branda di metallo, musica a tutto volume, catene, acqua gelata, fili elettrici sotto la lingua e i suoi genitali. Ragazzo, è meglio che tu parli. Il dolore è una forma di redenzione del male. Abbraccia la croce. Devi pagare per i tuoi atti contro la patria. Pagheranno anche i tuoi figli. Scene dall'inferno della dittatura argentina. Fine anni 70. Un oppositore sotto tortura e un cappellano militare al suo fianco. E lei padre, come si sente a partecipare a questa schifezza? Dice Luis, rantolando. Silenzio. Un'altra scarica. Buio. Il prete esce dalla stanza. Da ieri, la città di La Plata, Luis Velasco, sopravvissuto alle torture e oggi 51enne, sarà uno dei 126 testimoni di uno dei processi più simbolici sugli anni della guerra sporca. Alla sbarra c'è un sacerdote, Christian von Wernick, che le organizzazioni dei diritti umani intendono inchiodare all'accusa di torturatore e assassino, tanto quanto i militari che per i quali lavorava in quegli anni. È la prima volta che la giustizia apre uno squarcio sulle relazioni tra Chiesa Cattolica e dittatura militare, già documentati in un libro di inchieste giornalistiche. Von Wernick, 69 anni, è chiamato a rispondere di accuse pesantissime, la partecipazione in 7 omicidi e in 41 tra sequestri e torture. Negli anni 1977-78 era cappellano militare della polizia di Buenos Aires. Le testimonianze sono concordi. Il religioso non si limitava ad assistere spiritualmente i detenuti, ma era parte attiva negli episodi di repressione. Sosteneva con gli oppositori le ragioni della dittatura e li spingeva alla delazione. Dietro la visione della fede come atto di fedeltà alla patria contro la sovversione comunista. Altri testimoni, come Velasco, del perfido cappellano hanno sentito solo la voce, ma ricordano bene le parole. Mai comprensione per la vittima, solo per i suoi aguzzini. Padre von Wernick è anche accusato per la sottrazione di una neonata, il peggiore tra i crimini della dittatura militare che governò l'Argentina tra il 1986 e il 1983. Per i giudici, il sacerdote sapeva che una bambina venuta alla luce in carcere e da lui battezzata era stata tolta dalle braccia della madre e consegnata alla famiglia. E qui apriamo un inciso. Come vedete, questo sacerdote è un sacerdote che non si è preoccupato della madre, non si è preoccupato dei genitori, non si è preoccupato della bambina, non si è interessato che i nonni non avessero né la nipotina né la loro figlia. E riprendiamo cosa dice il Corriere della Sera. È proprio per questa imputazione che von Wernick è in prigione da 4 anni. In precedenza era sparito dalla circolazione, nascosto in piccole parrocchie sulle Ande. Che stranezza, la Chiesa che vuole così la giustizia, la bontà, che non vuole far soffrire persone. Sarebbe appunto da pensare, questo è un commento che io faccio. Una volta che la bambina è stata battezzata, non apparteneva più alla sua famiglia, non apparteneva più alla sua città, non apparteneva più ai suoi parenti o ai suoi genitori. Gli apparteneva e poteva fare qualsiasi cosa. Nonostante siano passati 30 anni da quei fatti, il processo si apre un clima teso, segnato da sviluppi recenti. Si teme soprattutto per l'incomunità dei testimoni dopo la misteriosa scomparsa a settembre di Julio López, grande accusatore nel processo contro Miguel Etchecotlats, uno dei più noti torturatori della polizia politica di Buenos Aires. Di López non si sono più avute notizie e i difensori dei diritti umani ritengono che le garanzie offerte ai testimoni nel caso von Wernick siano insufficienti. Ieri il sacerdote è apparso in tribunale con un ciubbotto antiproiettile sotto la tunica. In aula alcune delle sue vittime, i parenti e una delegazione delle Piazze di Mayo. L'altro fronte aperto è quello dei rapporti tra la Chiesa e il governo di Nestor Kirchner, il quale ha annullato definitivamente le leggi di amnistia e ha consentito la riapertura dei processi alla dittatura. Allora, ieri il presidente argentino era alla Plata in compagnia della moglie Cristina, candidata alle prossime presidenziali.
ha accennato al processo contro il sacerdote parlando di giornata molto importante per l'Argentina. La giustizia deve andare avanti. Vornenik avrà tutte le garanzie di parola e di difesa, quelle che in quegli anni molti argentini non ebbero, ha detto Kirchner. Ha poi aggiunto che l'Argentina ha avuto preti straordinari e che altri hanno disonorato la Chiesa. Parole caute rispetto alle parole pronunciate in passato e che hanno innescato forti tensioni tra la Chiesa rosata e le gerarchie ecclesiastiche. In alcune occasioni Kirchner aveva riferito alla Chiesa argentina nel suo complesso come complice allineati generali. Il cardinale Jorge Bergoglio, capo dei vescovi argentini e papabile di peso all'ultimo conclave, gli ha risposto duro. In una recente omelia ha fatto accenno alla bugia, la divisione, la violenza che serpeggia tra i vertici del governo. Per la Chiesa i continui rimandi al passato sono in gran parte ingiusti e poi una forte autocritica c'è stata. Lo stesso Bergoglio, stimato e considerato al di sopra delle parti nelle dispute politiche, è finito sotto accusa in un libro di Orazio Verbinski per comportamento ambiguo durante la dittatura. Il giornale scrive ambiguo, noi pensiamo in maniera un po' diversa. L'indagine ha anche rivelato la vicenda di un centro di detenzione in un'isola a un paio di ore da Buenos Aires che la Chiesa aveva prestato alla polizia della capitale. Logicamente l'esperienza nell'inquisizione della violenza da parte della Chiesa cattolica è da tanto e perciò possono anche avere i centri di assistenza e possono anche prestarli, d'altronde sono deputati a questo. Il silenzio, come era soprannominata la struttura, era la residenza di fine settimana dell'allora arcivescovo di Buenos Aires. Logicamente l'arcivescovo doveva pensare che bisogna creare sofferenza, questo è il mio commento. Il processo a Von Wernick dovrebbe concludersi il 13 settembre. Si saranno nel frattempo ispezionati degli ex centri clandestini di detenzione dove lavorò il religioso. Lui ammette di essere stato presente in quasi tutti gli episodi contestati, ma sempre e solo per offrire conforto religioso ai detenuti. Rocco Contreo sul Corriere della Sera di venerdì 6 luglio 2007. Questo appunto è l'esempio di come un cappellano militare molto importante, difeso e nascosto nelle varie parrocchie delle Ande, ha agito, si è presentato e ha fatto opera di vigilazione appunto in Argentina. Pensate appunto che, secondo appunto alcune fonti, di fronte alle torture, di fronte alle 30.000 persone sparite che venivano lanciate dagli aerei nell'Oceano Atlantico, la Chiesa trovò che la cosa era abbastanza cattiva, che bisogna essere più umanitari e queste persone dovevano essere lanciate nell'oceano vive sì, ma anestizzate in maniera tale che soffrissero meno. Logicamente questo è un buon consiglio umanitario che la Chiesa è stata molto gentile e che sicuramente chiederà qualche riconoscimento e qualcosa di positivo nei suoi confronti. Questo vi dà anche una dimostrazione di come ci si possa arrivare alla ferocia. Ricordatevi anche appunto che questi cappellani militari non hanno agito certo per iniziativa loro, in quanto potevano benissimo parlare con le autorità, parlare con la propria gerarchia, e la propria gerarchia si è molto impegnata nel stare zitta. Logicamente poi si parla di cristiani perseguitati nel mondo, di violenza contro i cristiani, ma quando i cristiani, come tutti i monoteisti, come gli islamici, gli ebrei, sono sempre pronti ad agire nel nome del loro Dio per uccidere le persone, la cosa appunto va ricordata che la pericolosità non deriva dall'individuo, ma deriva sempre dal comportamento ispirato, derivato e coordinato e ambientato nelle parole dei loro profeti. D'altronde le religioni monoteistiche, l'ebraica, la cristiana, la musulmana, hanno un unico padre, sono delle religioni di Abramo, e Abramo è quel bravo personaggio che è contento, felice e obbedisce a Dio e va a uccidere suo figlio. Bene, per quanto riguarda appunto queste varie figure, questi vari comportamenti del monoteismo, c'è un altro libro che vi voglio consigliare. Questo è un libro che per fortuna si trova anche in Italia. L'autore è Christopher Hicks,
ed è appunto l'autore anche del testo La posizione della missionaria, che parla appunto delle atrocità, della violenza, dei metodi con cui la Madre Teresa di Calcutta, così denominata, ha agito nelle varie cose. D'altronde, l'abbiamo ricordato, Madre Teresa di Calcutta aveva un suo fans anche in Argentina, un fans molto importante. Bene, allora questo libro di Christopher Hixen dice: Dio non è grande, come la religione avviene in ogni cosa. Se c'è una critica da fare a questo libro, è una critica un po' particolare. Questo autore confonde la religione con la religione cristiana, con la religione monoteistica. Pensa che le religioni devono essere tutte quante come quelle che sono propugnate nel libro sacro, tutte quelle che si ispirano al Dio creatore degli ebrei, dei musulmani e dei cristiani. Però questo sappiamo che non è vero, in quanto esistono due cose, esistono due religioni o due visioni del mondo, una religiosa dei monoteisti e una visione religiosa di chi non è monoteista. Certo che l'autore appunto non comprende questa differenza e commette, per quanto riguarda appunto il commento delle religioni antiche, qualche errore sia storico, anche perché fa troppo fede certe volte in quello che i monoteisti sostengono. Però il libro nel suo complesso ha un valore significativo, ha un valore importante, proprio perché tra l'altro riprende cose che noi da anni diciamo su questa radio. Allora, fra i tanti capitoli di questo libro che appunto dice Dio non è grande, c'è un capitolo che per chi ascolta questa radio comprende benissimo, che a questo punto anche Hixen dovrebbe capire che esistono due visioni antagoniste anche in campo religioso. E il libro è La religione è un abuso di minore. Logicamente il titolo andrebbe corretto: La religione monoteistica è un abuso di minore. Lui la pone come domanda e dice: come potremmo mai sapere quanti bambini siano stati irreparabilmente danneggiati nel corso e nell'animo da una forzata imposizione della fede? La fede, come sappiamo, è soltanto un concetto che appartiene alla religione monoteistica, alla religione del libro. Possiamo però stare certi che la religione ha sempre desiderato approfittare delle immature e indifese menti dei giovani e non si è fermata di fronte a nulla pur di assicurarsi questo privilegio. D'altronde, dovrebbe dar da pensare il come le religioni monoteistiche, quei loro sacerdoti, siano sempre pronti a correre dietro ai bambini, uno per battezzarli, l'altro per circonciderli e altre amenità del genere. E difatti, dice sempre Hixen, pagina 213, specialmente in quella giudaico-cristiana si insiste soprattutto sulla mutilazione genitale dei ragazzini. Per chissà quale ragione le bambine possono essere ebree senza manipolazioni genitali, è inutile cercare coerenza nei patti che la gente crede di aver stretto con Dio. E già questa è una caratteristica fondamentale. Nella religione cristiana questa, diciamo, forma di violenza è stata un attimino mitigata col discorso del battesimo, ma il discorso del battesimo appunto sappiamo che non ha nessuna di differenza rispetto a una violenza. E lo dice parlando sempre di un aspetto che noi diciamo da anni in questa radio. Dice Hixen, pagina 217, miliardi di dollari sono stati già versati, ma non c'è prezzo per la generazione di fanciulli e fanciulle che sono stati introdotti al sesso nella più allarmante e disgustosa maniera da coloro cui essi, i loro genitori, si fidavano. Abuso di minore è veramente uno sciocco e patetico femminismo per ciò che è accaduto. Parliamo di stupri e torture sistematici di bambini avvenuti col concreto aiuto e favore di una gerarchia che, in piena consapevolezza, sposava i peggiori violentatori, spostava i peggiori violentatori in parrocchie dove sarebbero stati più al sicuro. Stando a quello che è emerso in tempi recenti in società moderne, si può solo rabbrividire al pensiero di ciò che poteva accadere in epoche in cui la Chiesa era al di sopra di ogni critica. E diciamo noi che purtroppo c'è un tentativo di far ritornare questi stessi periodi in cui la Chiesa, il monoteismo, sia al di fuori di ogni critica. Ma la gente cosa si aspettava che accadesse quando quei bambini vulnerabili venivano messi nelle mani di persone disadattate, psicamente invertite, cui era chiesto il rispetto di un ipocrita celibato, persone alle quali era stato insegnato ad affermare come torvo articolo di fede che i bambini erano i diavoletti, i monelli di Satana. E già questa è un'altra dimostrazione del come ci sia la tendenza a svalutare, a rendere insignificante i bambini. Dice sempre Hixen, e chi ascolta questa trasmissione lo sa,
Tutto ciò non è il risultato della presenza di pochi delinquenti in mezzo ai pastori, ma la conseguenza di un'ideologia che ha cercato di imporre il dominio clericale attraverso il controllo della sessualità e degli stessi organi sessuali. E questa è appunto un'altra caratteristica proprio che il monoteismo ha sempre avuto e continuerà a avere finché non saremo capaci di liberarci. Ma abbiamo detto appunto sui bambini che il pericolo per la nostra società non deriva dai singoli individui, ma il fatto che ispirino a un Dio violento. E sappiamo, noi diciamo, che la violenza non appartiene soltanto a una religione monoteistica, ma a tutte le sue varianti, in tutte le sue forme. Perciò la violenza appartiene appunto all'Islam, all'ebraismo, appartiene al cristianesimo e così via. Hickson parla, nel suo capitolo La religione come peccato originale, di un fatto interessante. Un fanatico israeliano uccise 27 fedeli e ne ferì un numero imprecisato di altri. E questo è un fatto che avvenne appunto ad Hebron. Questo personaggio, disse, arruolato come medico nell'esercito israeliano, aveva dichiarato che non avrebbe curato pazienti non ebrei, come gli arabi israeliani, soprattutto durante il Sabbat. Si dà il caso che così facendo obbedisce alla legge rabbinica, come è stato ribadito in numerosi corti religiosi israeliane. Quindi, per individuare in lui il killer disumano, sarebbe stato sufficiente notare come si attenesse a un sincero e letale rispetto delle istruzioni divine. Dice, la maledizione di Abramo continua ad avvelenare Hebron, ma il comandamento religioso del sacrificio di sangue avvelena tutta la nostra società. E appunto, questo è il dato fondamentale. Quando le tre religioni si prendono un Abramo che è disposto e che uccide suo figlio, si può fare qualsiasi cosa. E lui dice chiaramente, le cose inumane e violente che accadono, che succedono, che ci sono, non sono certo perché c'è un pazzo, uno che diventa folle, ma perché? Per capire che un monoteista può diventare un killer, dice fa, per rileggiamo le sue parole, per individuare in lui il killer disumano sarebbe stato sufficiente notare come si attenesse a un sincero letterale rispetto delle istruzioni divine. D'altronde noi sappiamo che anche in Italia c'è qualcuno che vorrebbe ritornare a un'osservanza rigida, determinata, una norma, e l'ha detto l'arcivescovo di Bologna, che ormai non bisogna più dividere, non bisogna più separare tra appunto peccato e reato. Bene, e logicamente quando molti di questi peccati, che poi non sono peccati ma che sono soltanto cose, che è solo vita, verrebbe considerato appunto in maniera nociva dai cristiani, l'uccisione sarebbe la cosa più immediata e più scontata che tutti i monoteisti vorrebbero fare. Perciò non andiamo ad attribuire a religioni altre un comportamento violento. Sappiamo riconoscere la criminalità delle parole di Cristo in tutti quanti i cattolici, in tutti quanti i cristiani, e questa è una cosa che deve essere fatta. Ma anche per chi è così abituato e ci viene a proporre di dire che no, in realtà il monoteismo cristiano è più buono o è migliore rispetto appunto all'ebraismo o all'islamismo, Hickson dice nel suo libro il Corano è mutato da miti ebraici cristiani. L'Islam è a un tempo, dice nel suo a pagina 118, l'Islam è a un tempo il più e il meno interessante dei monoteismi planetari. Si basa sui suoi vecchi predecessori ebrei e cristiani, prendendo un pezzo qua e un pezzo là, e così se questi cadono, cade in parte anch'esso. E questo appunto è quello che dovremmo sempre avere presente, che il monoteismo è uno. Non esiste un monoteismo che si presenti in maniera migliore o in maniera più umana. In realtà il monoteismo è sempre quello. E giustamente non possiamo far altro che, se definiamo religione la religione monoteistica, perché la religione si è dimostrata straordinariamente criminale nell'unico campo in cui l'autorità morale e etica doveva essere considerata universale ed assoluta. Dice, il psicopatico o il brutto ignorante che maltrattano i figli devono essere puniti, ma possono essere compresi. Coloro che brandiscono un'autorizzazione celeste alla crudeltà sono contaminati dal male e rappresentano assai più di un pericolo. E dice, il nesso tra fede religiosa e disturbo mentale
e assolutamente ovvio, ma anche decisamente innominabile. Se qualcuno ammazza i figli e poi dice che glielo ha ordinato Dio, potremmo considerarlo non colpevole a causa della sua follia, ma finirebbe ugualmente in carcere. Se qualcuno vive in una caverna e proclama di avere visioni e sogni profetici, possiamo lasciarlo in pace finché non salta fuori che sta progettando in modo non fantasmatico la gioia dell'attentato suicida. Allora, dobbiamo appunto stare sempre attenti a quello che il monoteismo appunto ci prospetta. E queste parole che vi ho letto da questa una parte, perché il libro è molto corposo ed è consistente, sono 270 pagine, e proprio della Einaudi, dimostra, per chi ascolta questa trasmissione, che queste storie, queste analisi, le conoscete già, sono già presenti in anni e anni di trasmissione. Bene, Ixen se ne è accorto, logicamente lui non ha ancora percepito che esiste una visione altra, diversa dal monoteismo, che è quella pagana. Però, prima che lui pensasse di pensare questo, di pensare quello che avrebbe scritto in questo libro, noi da 11 anni queste cose le diciamo a Radio Gamma 5, il che dimostra che esiste una visione religiosa o di legami con il divino ben diversa da quella del monoteismo. E questo appunto da comprendere che il nostro contributo tramite questa radio, tramite internet, è stato fondamentale affinché delle persone come Ixen comprendessero la pericolosità, la violenza e la negatività di tutto quanto il monoteismo in tutte quante le sue varianti. Bene, diamo via le telefonate 049 700 700 049 700 838. Sì, pronto? Pronto. Sì, Alessandro, velocissimo. Buongiorno. Ciao. Io sta uno che mi ha fermato, non mi ha fermato, sì, mi come messo a fermare in autobus e mi dice, non ti avevo mai messo a greggio. Come mai? Allora mi ho pensato, ho guardato, dopo ho visto chi vuole che sono in trigo per chi vuole impedire che la mia azienda abbia sviluppo. Bene, perfetto. Allora, aspetta. Sì, però Alessandro, torniamo alla dimensione del posto che il coettivo è il popolo, la mia messa. Perché mi si carabai questo mese caldei in quente? Non fa la butto. Grazie. Che vuoi avanti? Qual è la città? Chi devo? Grazie. Ciao Alessandro. Questa è appunto l'esperienza personale. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Francesco. Attento, come sei? Bene? Bene, sì. Vedo il libro che si arriva. Comunque ho telefonato e sono in viaggio. Beh, Ixens, sì, beh, naturalmente speriamo che la gente legge in ogni caso, anche se è 12 anni che ho capito che... Sì, beh, cioè, anche lui si è accorto di una realtà e noi questa realtà l'abbiamo sempre denunciato. Cioè, le tesi che Ixen dice in realtà sono già familiari a chi ascolta questa radio. Lui pensa forse di aver pensato qualcosa di geniale, però in realtà chi ascolta Radio Gamma 5 conosce benissimo queste analisi. Dell'ateismo, sì, mi siete un fre. Gli scrittori, insomma. Sì, che si accorgono che il monoteismo è il pericolo, che tutti i monoteismi, cioè, esatto, che non esiste una superiorità del cattolicesimo rispetto al cristianesimo in generale, rispetto all'ebraismo, all'islam, che sono tutte quante porcherie monoteistiche pericolose. Difatti la religione nel senso cristiano monoteistico del termine è un pericolo. Sì, lo sa, dopo che sei i dormienti coatti, sei qui naturalmente che, cioè, paurosi nel senso, non paurosi perché ha paura di scrivere, però che ha una certa, diciamo, timore che ha subito. Beh, noi abbiamo fatto delle avanguardie di questa cosa, insomma, abbiamo aperto la strada anche a loro. Esatto, ben logico. Interessante un articolo qua sul Corriere della Sera, in Bangladesh, suicidio di massa per una famiglia di convertiti. Sì, beh, quello, difatti, guarda, il prossimo argomento è l'India e le conversioni che è il cristianesimo. Proprio 9 morti sotto un treno, erano cristiani respinti da tutti. Questo qua è un articolo manipolato dai cimifondi, perché... Sì, sì, ma difatti li presentano come vittime quando in realtà sono loro che vanno a fare dei danni alle comunità. Sì, appunto, esatto, esatto. Bene. Va bene. Sentimo, ciao Ivano. Devo trovare un coso, sai che devo trovare quello di Federico Moro, la voce della Dea, sì. Che dice di tre racconti, perfetto, così. Bene. Avevo, era anni
Ben trovati, bene. Va bene. Ciao Ivano. Ciao, ciao. Francesco. Sì, pronto? Sto a casa qua. Come vedete, questo ascoltatore non ha altro che chiamare, non si introduce neanche, non si presenta neanche e gli se va a casa. Ma vedete, è lui che ha l'autorità di dire le cose, di cosa io devo fare. Io non gli dico di ascoltare Radio Gamma 5, non gli dico di che deve stare qui, non che mi deve fare compagnia. Lui non è capace di rimanere nel suo piccolo mondo così povero e così squallido e deve avere la forza e la capacità di chiamare, di esclamare, di dire vai a casa. E tu che autorità hai? Non hai nessuna autorità, non sei nessuno, sei solo una voce che è capace soltanto di urlare, di sbraitare e di dire a qualcuno di fare qualcosa, ma ti fai forza solo perché sei un vigliaco, un codardo, e ti nascondi dietro un telefono. Bene, sì, pronto. Scusate. Se è rifatto vivo sull'altra linea, logicamente sarebbe a chiedersi da dove questi elementi così poveri, così squallidi chiamano, chi è che li paga la bolletta, il tempo di stare ad ascoltare questa radio, questa trasmissione, star lì a fare delle cose, a cercare appunto di contestare, di far danni. Sì, pronto? Sì, ciao Giampaolo. L'assolutismo, che è la cosa peggiore in assoluto, è l'assolutismo, sì, il quale per prima bestemmia esclude il caos, sì, la meraviglia del caos, che è proprio la meraviglia dell'esistenza, del circostante. Ma Giampaolo, posso farti una domanda? Dimmi. Se tu guardi un qualcosa, ma ti viene voglia di metterlo a posto o lo contempli e lo osservi? Se tu guardi ad esempio il cielo, diciamo no, ma io quella nuvola la sposterei là, no, no, il sole lo metterei in questa maniera, o sta lì a vedere lo spettacolo. Ma la meraviglia e l'assolutismo dell'assoluto è proprio il caos, nel, sì, senso che se tu tiri via il caos dall'assoluto lo rendi monco, è un, a parte che per me la definizione assoluto, sì, è assurda, è già una stronzata, una cagata pazzesca detta alla Fantozzi. Veramente, perché? Perché io sono, uno che dice io sono è un grande stronzo, perché vuol dire che è così limitato da escludere tutto il caos, dove nel caos c'è non solo tutto, ma l'indefinito e anche l'interdipendenza, si descrive l'interdipendenza che c'è tra gli esseri, proprio che si perdono in mezzo all'indefinito spazio. Che ma Giampaolo, quando tu osservi la luna o senti il sole, ti poni il problema se sapere se è assoluto o no? No, io lo sento. E basta? E basta. Cioè, non ho la pretesa e neanche l'arroganza e non mi permetto neanche di immaginare un Dio. Ma cosa ti serve pensare che una cosa sia assoluta, no, quando la puoi godere, vedere, percepire, toccare o sentire? Ma tu pensi che la pianta che ti dà la vita, che tira dentro anidride carbonica e ti dà la vita, abbia il bisogno di parlare, di esprimersi? Per quello che io dico, le cerimonie e le stronzate che fanno quando fanno i funerali e cose, sono stronzate per farci belli noi altri, per farci... Beh, vedi, Giampaolo, tutto il corso tempo delle cerimonie dei funerali, io ho partecipato alla cerimonia laica del, sì, funerale di Luigi Meneghello. Ti, sì, posso dire che è stata una cosa veramente incredibile e se avrò tempo manderò la registrazione, perché l'ho fatta all'interno del cimitero di Malo. È stata una cerimonia laica in cui c'era appunto barbiere dell'Università di Venezia, Marco Paolini, famosissimo. Sì. Ti dico, nessuno, non c'era la tristezza, non c'era la vergogna, non c'era l'abbattimento che c'era un funerale cristiano. Cioè, e soprattutto c'era la partecipazione emotiva, cioè centinaia di persone che erano lì di fronte a un grande della storia. E le persone che, cioè, se tu senti le omelie dei preti, veramente ti fanno piangere, proprio perché sono bruttissime. Francesco, pensa che di Meneghello, Libera nostra madre, sì, è stato il mio primo libro proprio impegnativo, che l'ho letto con una passione, come ho letto il Don Camillo dei Guareschi, e tentavo di scrivere nei miei piccoli temi
di adoperare questo modo paesano di esprimersi spontaneo e ho preso, dico la verità, dei voti. Non ti dico altro. Sì, per esempio questa cerimonia laica all'interno di un cimitero, cioè fatta da persone che sentivano l'amicizia con questo, con questo personaggio, trasmettevano qualcosa. Se tu senti un'omelia, dici, ma che senso ha? Cosa dice? No, ma... non ci racconta niente della persona. Ma perché vuoi fare della teatralità quando te la fai fra te? E lui, quello che è la vittima, cosa gliene frega delle puttanate che diciamo noi? Questo io mi chiedo. Ecco il silenzio. Sì, ma sai, quanto vai a un funerale cristiano, fa che c'è la cantina e dice, fa, questo mio corpo rinascerà, no, vedrà. No, cioè, no. Ma... La schifezza mi viene fuori veramente quando sento ste robe, no? Ma guarda, specialmente il fatto di l'arroganza di escludere un caos quando è la meraviglia delle meraviglie, veramente, il circostante, l'esistenza è caos. Sì. Come non manca niente dentro al caos. E tu vuoi rendere monco un Dio levandogli il caos? Ma beh, forse fai un danno al caos pensando che ci sia un Dio. Sì, ecco, esatto. Bene. Ti ringrazio. Ciao Giampaolo. Ciao. Ciao a tutti. No, difatti la tematica del caos è una tematica importante che dovrebbe essere sempre approfondita e soprattutto quello che dovremmo comprendere è che le cose vanno osservate, vanno ammirate e contemplate. Chiedersi chi le ha create è soltanto una follia, una masturbazione cerebrale inutile. Sì, pronto? Francesco, sono Marco. Ciao. Scusa, volevo fare una riflessione assieme, visto che in sta radio si fanno anche tanti ragionamenti sull'assoluto, sul tutto, insomma, sul senso della vita. Normalmente però è scartato il discorso del caso, no? Cioè il concetto e l'idea del caso, spiegare le cose spiegando, diciamo, col significato e con la parola caso, insomma, non si spiega niente, quindi... No, vedi, per me il caso non esiste, esiste il caos. Va bene, il caos, però, insomma, è già un concetto un po' più difficile da digerire. Può essere che qualcuno che magari un po' più avanti lo capisce, lo giustifica, lo trova giusto e lo sente giusto. Ma soprattutto, io credo, per la maggior parte della gente, si può parlare in termini di causa, no? Ed effetto. No, non esiste la causa. Neanche questa? No. Insomma, nelle trasmissioni di Demetrio e Franco. Vabbè, no, io non parlo della trasmissione, cioè io dico. Se parli con me, io ti dico che la causa e l'effetto non ci sono. Vabbè, cioè, ti posso dire che l'effetto dell'effetto è la causa. L'effetto dell'effetto è la causa? Sì. Ti posso concedere questo. Devo pensarti perché questo non l'ho mai sentita. Comunque, dai. Cioè, vedi. Quello che si deve apprendere, Francesco, non proseguo neanche perché il ragionamento era tutto impostato su causa e effetto. No, cioè nel senso che non esiste una, cioè, noi possiamo comprendere che c'è una cosa, noi potremmo ipotizzare che c'è una causa, ma la causa è la conseguenza dell'effetto. Ma è la nostra necessità, un nostro arbitrio, è la nostra invenzione. Francesco, come fa la causa a rigor logico essere la conseguenza di un effetto? Cioè, posso capire che sta in piedi un ragionamento così, ma è un ragionamento a metà? No, assolutamente no. Ti faccio un esempio della fisica quantistica. No, fermo, lascia che ti spieghi, se no non capisco poi la tua spiegazione in base a quello che io non capisco. Se c'è l'effetto, tu hai detto l'effetto, la causa esiste perché c'è l'effetto. È una conseguenza dell'effetto. Ok. E l'effetto? E l'effetto esiste e basta, cioè... Se fai un ragionamento che però è un ragionamento che può lasciare un po' con la bocca storta. Perché se entriamo non esiste il perché. A rigor di logica non è spiegato. La logica non è uguale per tutti. Non esiste una logica universale. E allora mettiamo sul tavolo le cosiddette carte e le giriamo, le mettiamo scoperte. Sì, ma cioè non esiste una logica. Perché qualcuno allora le tiene nascoste. Comunque non so se anche a tanti può sembrare valido, insomma, un ragionamento. Ma non deve essere valido. Cioè, le cose possono... validare significa che io ho un metro di misura a dire questa cosa è valida o non è valida. Cioè, ho il calibro. Entra nel calibro la cosa è giusta, la cosa è sbagliata. Ma nella vita non esiste il calibro. Sì,
Esiste la logica, però. Non esiste neanche la logica, esistono delle logiche. Esistono logiche diverse. Noi stabiliamo che alcuni legami, facciamo una catena e diciamo che questa è logica. Allora, in realtà io potrei costruire una catena in un'altra maniera. Ma non è. Ma come fanno le logiche a essere diverse e non essere in contraddizione tra loro o antagoniste tra di loro? Cioè, la logica è una scelta arbitraria che noi facciamo, in cui leghiamo alcune cose, ma il come lo leghiamo lo stabiliamo noi, di conseguenza quella diventa la nostra logica. Cioè, tu dici, io faccio una collana, la faccio con un certo intervallo nelle perle. Io dico, la potrei usare a forma di catena, ma siamo noi che lavoriamo per costruire questa catena, questo filo, ma questo filo appartiene a noi. Io potrei usare, per fare una collana, potrei usare il filo da pesca, o potrei usare qualcosa di naturale, o potrei usare ad esempio del cuoio, ma è sempre la mia scelta arbitraria, non va a determinare una cosa assoluta, è una mia scelta. La logica non è uguale per tutti. Quello che è logico per te non è logico per me. Allora qua sì. Cioè, non esiste nulla di assoluto. Non si può più parlare, allora, perché... Ma siccome si può parlare, stiamo discutendo? Certo, però se tu mi dici che ognuno ha la sua logica, allora non ha più senso discutere. Esistono delle convenzioni, cioè che sono le comunicazioni. Noi stiamo comunicando in base a un linguaggio convenzionale, che ci comprendiamo. Logicamente, alcune parole che usiamo fra me e te derivano dalla nostra cultura. Questo è ammissibile in quanto siamo persone che comunicano, ma la comunicazione tende a trovare un contatto. I sentimenti tendono a uniformarsi, a essere vicini, ma non esiste una logica. Cioè, nel senso che la logica implica una visione utilitaristica della vita. La vita non ha una funzione utilitaristica. La logica nasce sull'esperienza, no? No, l'esperienza è una cosa, la logica è un'altra. Perché io potrei fare delle cose perché si sono ripetute nella mia vita in una certa maniera, ma non è detto che siano logiche per te. Vabbè, allora dai, lascio la discussione aperta così. Ciao. Ciao. Sì, il discorso appunto dell'assoluto, della logica, sono cose abbastanza particolari che effettivamente è una perdita di tempo. Sì, pronto? Pronto? Scusa. Sì, ciao. Ancora Giampaolo. Mi avete stimolato, provocato proprio... a darti ragione in pieno, Francesco, perché proprio l'eterno presente dovrebbe valorizzare quello che non ha causa, senza causa. Sì. È questo che noi con le nostre parole convenzionali intendiamo dare le spiegazioni, ma sono tutte cose convenzionali. Sì. John Barrow e Paul Davis dice: se non c'è un osservatore esterno, che cazzo vieni a parlarmi di metafisica, di altre cose? C'è qualcuno che ti dice sì è così o sì è colà, allora è meglio seguire veramente a questo punto il totemismo o gli animali o gli insetti che non fanno dei dogmi. Esatto. E vivono ma circostante. È proprio quello che non puoi darti una spiegazione, perché se io essere... Ma cosa mi serve una spiegazione? È limitato, mi permetto di dare delle definizioni, ragazzi. Mm. lascio aperto il discorso. Sì. Bene. Per me è eterno presente. D'accordo. Ciao. So, difatti il problema è sempre di pensarsi degli uomini al centro del mondo come il Dio creatore, è un problema grosso. Noi dovremmo un attimino pensare che non siamo al centro del mondo, non siamo i creatori del mondo. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ancora mi dice, Francesco? Sì, dimmi pure. Scusami, sta dentro, trova un altro articolo su Corriere a Sera, uccide il figlio di 2 anni e dice che è un demone dentro di me. Ha detto era un demone dentro di me, arrestata un'egiziana 23enne. Sì, beh, questo purtroppo i fenomeni di gente che in preda alla follia monoteistica uccide i figli è una pratica ormai troppo diffusa, qui dovremmo fare di tutto per cambiare la cultura delle persone. Sì. Cioè, è un male, no? Il demon che diceva Socrate. Beh, il demon di Socrate è una cosa, il demone cristiano è un'altra cosa. È un'altra cosa. Sì. Cioè, anche se c'è l'assonanza del termine, in realtà sono concetti, valori ben diversi. Però anche qua che la manipolazione del monoteismo. Sì, beh, d'altronde sai, il sacrificio del figlio fa parte di tutte quante le visioni monoteistiche. Esatto. Il dover sacrificare i bambini o qualcuno è una loro necessità. E
se quando, anche quando che se una mamma in gravidanza che ha il tumore, bisogna farle tutto sì. O salvare salvare il figlio e distruggere una vita. Sì. Dopo magari muore anche il fiore, ma però io... diventeranno beati e santi. Ecco, sì, ma adesso è il purgatorio. Va bene. Bene. Ciao. Ciao Ivano, ciao Ivano. Sì, appunto, dicevamo, purtroppo l'educazione monoteistica introduce il concetto del sacrificio, del dover privarsi di qualcosa per ottenere qualcosa, il dover dare a un Dio le cose più sensibili. E questo è proprio un pericolo, perché in tutte le società impostate in questa maniera sicuramente c'è sempre qualcuno che può essere sacrificato per questo. Dobbiamo in tutte le maniere cambiare questo tipo di cultura, cambiare la nostra esperienza, proprio perché il monoteismo non è soltanto un qualcosa che rimane richiuso in certi cervelli bacati, ma è un qualcosa che dilaga nella società, dilaga nelle società, ne fa un danno. Ne abbiamo un esempio di questo, quello che sta succedendo appunto in India. Se, Gianna, diamo la priorità alle telefonate, come sempre. Sì, pronto? 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 Vedi, scusa, il basta, cosa significa? Basta a te, cosa hai bisogno di chiamare qua? Cosa ti serve di intervenire quando ti ho già riconosciuto come voce, sei un abitué e sei capace di dire solo basta? Ma in realtà questo basta lo dice a te stesso, lo dice alla squallore della tua esistenza, alla tua miseria umana, alla tua miseria individuale in cui hai bisogno di stare lì ad ascoltare. Sei incapace di pensare, di proferire parola, di intervenire, di colloquiare con qualcuno, condividere qualche tua idea, perché idea non ne hai, e di fronte a questo dici mi dico basta per radio. Questo è lo squallore di un bravo cristiano, logicamente devoto, fedele, sempre pronto a servire il suo Gesù. Logicamente queste persone avrebbero solo lo spazio in una società normale di esprimersi in questa maniera, in altre società sarebbero quelli che accendono i roghi. Sì, pronto? L'ascoltatore appunto ha riattaccato. Bene, allora ricordo i numeri telefonici, sono 049 700 700 e 049 700 838 perché appunto chi vuole intervenire. Stavamo appunto parlando della realtà, appunto, scusate il rumore del giornale. Sì, pronto? Ma vogliamo smetterlo. Pronto? Vedi, dovresti sentire a te stesso, lo dice a te stesso, di smettere cose. Cosa bisogna smettere? Smettere che tu ascolti questa radio, smettere che tu abbia la possibilità di chiamare in questa radio. Logicamente le persone così hanno una possibilità di manifestarsi, di essere presenti soltanto in questa maniera, con questa povertà. Sì, pronto? Come vedete si divertono. Questo ascoltatore, spero che gli sia caduto solo la linea. Allora, dicevamo, diamo un esempio di quello che il cristianesimo, con le immagini pietose, con le immagini commoventi, rischia di fare in giro per il mondo. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Sì, salve. Mi ero un attimo di ascoltare la radio. Sì. Sono un po' nervoso per i discorsi così. Va bene. Perché scusa, ci viene a dire che sei nervoso, fatti una camomilla. Sì, no, ma più che altro volevo un attimo capire un chiarimento. Sì. Non sei cristiano. Puoi abbassare un attimo la radio perché mi dai un effetto Larsen. Un poco dal telefono. Mi senti? Sì. Te non sei cristiano? No, perché? Io alzo un po' la radio perché sennò non sento. Aspetta, ti parlo per telefono. Abbassa la radio, ti parlo per telefono. Sì, però mi senti adesso? È poco. Mi senti adesso? Mi senti? Pronto? Sì, ti sento adesso. Mi senti, allora bene. Dimmi tutto. Te non sei cristiano? Allora, vedi, perché devi partire con una domanda del genere? Io ti ho chiesto cosa sei. Io sono cristiano, io. Sì, ma io te l'ho chiesto. Io ti ho accettato come ascoltatore che mi chiami e mi dici qualche idea. Io trovo una forma di maleducazione il fatto che di fronte a una persona gli dici cosa sei. Le persone sono persone e non si chiede tu cosa sei, dice tu chi sei. Io sono Francesco, sono una persona, ho le mie idee. Il fatto che tu parta a dire ma tu sei cristiano significa cosa? Cosa vuol dire questa domanda? A me non piace questo tipo di domande. Perché devo risponderti e perché mi devi chiedere questo per prima cosa? Impara un po' di comportamento individuale. Ricorda che le persone non sono la loro fede, la loro sottomissione. Le persone sono persone e si chiede qual è la tua idea, dimmi la tua idea. Bene, dopo puoi dire tutto adesso. Pronto? Pronto? Pronto?
Pronto? Sei in linea, puoi parlare. Pronto? Pronto? L'ascoltatore probabilmente ha riattaccato, ma vedete, questo è già un comportamento. Di fronte a qualcuno che ha un'idea, a qualcuno che dice qualcosa, qualcuno che sostiene, che parla di io non gli dico che tessera politica hai in tasca, da quale paese vieni, qual è la tua cultura, la tua società, chi è la tua famiglia. Io ascolto, dico se questa idea mi piace, se la condivido, se vi trovo delle incongruenze e manifesto la mia idea. Non vado a chiedere, ma tu sei cristiano? No, cerco di capire quello che le persone possono dire. Sei pronto? Camomilla. Bene, come vedete qua gli ascoltatori, i compagnucci della parrocchiuccia sono lì a fare gruppo d'ascolto. Bene, queste persone... Sì, pronto? Pronto? Sì, Francesco? Sì? Sì, ciao, sono Francesco di Albignasego. Sì, ciao. Ciao. Ascolta, io ascolto molto spesso la tua trasmissione, sì, anche con il tuo collega. Sì. Volevo farti una domanda. Allora, voi parlate, diciamo, non prenderlo sul serio questo time, cioè, diciamo, dite su al cristianesimo. Di? Dite su al cristianesimo. No, assolutamente no. Cioè, nel senso, non siete d'accordo con le idee. No, e sono i cristiani che non sono d'accordo con la vita. Cioè, non è che io ce l'abbia col cristianesimo, assolutamente. Cioè, nel senso, volevo capire la differenza tra cristianesimo e paganesimo che ne parlate voi. Perché io vi ascolto ogni tanto. Sì. Vorrei sapere, senza per carità offendere né uno né l'altro, perché ognuno dopo ha la sua religione, chi è cristiano, chi è del paganesimo, ognuno ha la sua idea. Sì. Ecco, volevo sapere che differenza c'è, secondo la tua opinione, tra cristianesimo e paganesimo. Allora, facciamo una roba, partiamo dalla Bibbia. Sì. E la Bibbia dice che all'inizio c'era Dio e che Dio dal nulla crea il mondo. Sì. Noi diciamo che questo inizio non c'è mai stato, che questo Dio non ha mai creato il mondo e che tutto quello che esiste è un Dio e che tutto quello che c'è si è creato tramite la sua volontà divina che è intrinseca, che gli appartiene, okay, e che tutto quello che è attorno è divino. Sì. Perciò non c'è l'inizio ma c'è la continuità, c'è l'eternità. Perciò non c'è nell'inizio dei tempi, non c'è la fine, non c'è un Dio creatore. Okay. Possiamo partire da questo tanto per dare un'idea sommaria. No, ma secondo te, perché io rimango sempre che chi, tipo cristianesimo, beh, diciamo che ci sono certe persone che sono un po' pazzi perché dicono di quelle fesserie assurde, però io dico sempre che chi magari ha un'idea, cioè cerca di portare le persone dalla parte... No, io non voglio portare le persone da nessuna parte. Cioè, nel senso, io penso che uno quando abbia, vediamo come posso spiegarti, cioè tipo cristianesimo, la messa ti dicono un sacco di stupidaggini pur di portarti a messa o dare l'offerta o loro non vogliono portarti a questo, loro vogliono sottometterti, vogliono la tua sottomissione. E il paganesimo in questo come si mette? Beh, prima di tutto non si può convertire al paganesimo, non si può dire un giorno io mi sveglio e mi faccio pagano, perché pagano significa che sei capace di comprendere il mondo, di percepire la realtà e di stare in armonia con il mondo. Quando tu riesci a fare questo, cerchi questa esperienza con il mondo e pensi che nessuno deve essere sottomesso, ma che la tua vita è la tua vita e soltanto te sei in grado di stabilire i rapporti con le altre divinità, sei pagano. Non è che devi credere in Zeus o in Marte o in Giove o in Venere. Se poi la tua cultura ha queste divinità, ben venga. Però se tu dici io non ho una visione in Marte, non percepisco Marte, non è un problema. Sì. Cioè, la tua cultura è la tua cultura, la tua civiltà, le tue divinità sono le tue divinità e non hanno bisogno di essere condivise con dei nomi diversi da quelli che tu gli dai. Sì. Perciò il mondo è sacro. Quando tu mi dici che il mondo è una realtà in cui vivono infiniti dei, infinite volontà divine, va bene, perfettissimo, non ho bisogno di nessun'altra cosa da aggiungere. Sì, sì, sì. Cioè, io ti posso dire che non esiste un giudizio universale, posso dirti che non esiste il peccato, che non esiste un Dio giudicatore che ti chiederà conto dei tuoi peccati, delle tue cose positive. No, perché anche queste cose onestamente non le ha provate nessuno, tra parentesi. Sì, no, ma vedi, il problema non è che queste cose non le ha provate nessuno, il problema è che chi ci crede e che qualcuno ti dice che tu ci devi adeguarti a questo. Cioè, al di là della il problema non è tanto la prova scientifica. Beh, diciamo che per esempio se un prete ti dice tu andrai in inferno, siccome non ha mai visto, oppure il Signore si inventano chi ha detto questo e quell'altro, però alla fine nessuno l'ha visto questo, cosa sì, perché è tutto inventato. Ecco, ma parliamo di fasullino, non parliamo di cose reali. Assolutamente cose no, il cristianesimo è tutta invenzione. Tra parentesi. Cioè non c'è nulla di autentico.
esiste la bugia che è autentica, che va dalla prima all'ultima parola della Bibbia, dalla prima all'ultimo comandamento, sono bugie, sono violenze. Perché anche là nessuno sa chi l'ha scritta, tra parentesi. Sì, ci sono dei presunte persone che l'abbiano scritto, però nessuno realmente ha visto se sicuramente l'ha scritta. Il problema è che al di là di chi l'abbia scritta, è che quelle non sono le parole di Dio, perché non esiste nessun Dio che scriva quelle cose. Appunto. Quelle sono cose stupide. Chi l'abbia scritta è Dio, se l'ha scritta il Dio dei cristiani, e definitivamente è uno stupido Dio dei cristiani, se non le ha scritte gli uomini, le hanno scritte delle stupidaggini. Perciò il problema è che qualcuno le crede, qualcuno pensa di trovare nella Bibbia o in Gesù qualcosa di positivo, invece non c'è nulla di positivo. Ma è relativo trovare qualcosa, cioè, se non lo trovi dentro di te, l'idea è che in altre cose non, esatto, non penso che sia un libro che ti cambi la vita, ti può aiutare. Solo però la tua vita, solo la tua esperienza possono essere fondamentali per te. Nessuno può fare un lavoro e per tu te. Non può, e nessuno può fare quello che fai te. Esatto. Cioè nessuno può percorrere la tua via e la tua via non può essere d'esempio per gli altri. Ah, beh, indubbiamente, sicuramente quello. Cioè, sai, ad Elfi c'era scritto conosci te stesso, e io questo ci credo. Era scritto sul tempio di Delfi. Se non conosci te stesso, come fai a vedere le altre cose? Prima devi conoscere te stesso, dopo puoi avventurarti. Conoscere te stesso significa che, siccome noi siamo principalmente dentro il mondo, significa conoscere il mondo. Vabbè, sì. Ed il mondo è talmente vasto che la nostra vita non ci basta. Magari bastasse, abbiamo risolto tutti i problemi. Perciò siamo sempre di corsa. Ah, ecco, sì, esatto. Per niente. Poi invece le cose importanti non le guarda nessuno. No, piano. Guarda che le cose, tutte le cose sono importanti. Sì, il problema è che siamo noi che gli diamo un valore. Ah, beh, quello sicuramente. Cioè, ogni esperienza è fondamentale. Certe esperienze le facciamo perché non siamo coscienti in quello che facciamo. Ah, quello ti do al 100% di ragione, quello indubbiamente. Sì, perché la coscienza di quello che noi compiamo, dei nostri gesti, dei nostri atti, dei nostri movimenti è essenziale. Mm-hmm. Cioè, noi potremmo compiere anche una malvagità, ma dovremmo essere consci di quello che abbiamo fatto. Ah, beh, indubbiamente. Nessuno ci potrà condannare se noi facciamo una cosa malvagia o cattiva, però dobbiamo essere consci che l'abbiamo commettuto, l'abbiamo fatta. E l'abbiamo fatta non perché qualcuno ci ha istigato o ci ha spinto, ma per nostra scelta. Vabbè, e siamo responsabili di quello che facciamo. Ah, indubbiamente non si può dare la colpa agli altri. E di questa cosa non dobbiamo rispondere a nessuno, rispondiamo a noi stessi, alla nostra coscienza, alla nostra cultura. Vabbè, perché nostro cuore. La vita è nostra, se non rispondiamo noi a se stessi non può rispondere qualcun altro per noi, naturalmente. Esatto. Ok. Bene. Ti ringrazio moltissimo. Figurati. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Che vi ascolto sempre, anche al tuo collega che si chiama Claudio. Claudio, ecco, salutiamo Claudio, e se mi permetti voglio dare un saluto a Franco Carraro. Benissimo, mi associo anch'io al saluto a Franco Carraro. Grazie mille ancora. Grazie a te. Ciao. Sì, pronto? Pronto? Vedete, di fronte a un ascoltatore con cui si riesce a discutere, in cui si riesce a concordare, arriva immediatamente il bravo cattolico, il bravo cristiano che deve urlare qualcosa che non è capace di discutere. Cosa gli sarebbe costato a questa persona che chiama a urlare, fare come l'ascoltatore precedente e discutere con la massima tranquillità, esporre le nostre esperienze, la nostra sensibilità per il mondo? Sì, pronto? Pronto? Sì. Guarda che c'è Papa in provincia di Treviso, no. Io ascoltato. A Lorenzago, sì, beh, lo so, è il nostro ascoltatore. È il diavolo. Sì, è andato a salutarlo. Sì. Sì, è andato Claudio è andato a salutarlo, sì. In udienza personale privata. L'ho visto dall'anno, l'autorità che lo ha ricevuto. Sì. No, che c'era anche qualche puteo da potersi... Da potersi passare ferie meglio, qualche bambino o chi quattro. Non so se per genere di conforto sia previsto anche questo, bisogna chiedere a chi ha speso un sacco di soldi pubblici per far fare le ferie a qualcuno. Sì, io vado in ferie e me le pago di tasca mia, non certo le faccio pagare agli altri, o no? Sì, sì. Cosa voglio dire? I preti, bisogna fare manco ascoltarli. Purtroppo dovremmo far di tutto perché non esistano più. È giusto? Sì, dico. Certo. Io penso così, dopo che la gente possa fare quello che vuole. Sul Cristo, sulle Madonne, tutte le robe che io vado, però non sopporto che tutte le sere mostra il Papa e altre sere mostra quello del diavolo, l'esorcista del morto. Come sì, infatti sarebbe insomma, è pornografico lo spettacolo. Nel 2007. Sì. E ne fa vedere ancora queste puttanate qua del diavolo, dell'esorcismo. Sì. Ma cosa vuoi mettere in testa, gente? Voglio spaventarli. Cristo è morto Alfredo? Beh, è morto di qualcos'altro? Eh? È morto di qualcos'altro Gesù?
Mi è risultato così molto di freddo. Speriamo che sia Dio ascoltarmi anche a lì e che vada a confessarsi che il cagato dove luce in America, il mago, sì. Del defavoreggiamento al coso. Sì, per l'incontro della pedofilia, sì, in Texas. A delle... mi ha messo in prigione per mago, insomma. Ciao, grazie. Ebbe di fatti appunto anche il fatto che il signor Ratzinger sia qui presente nel Veneto e che soprattutto si spendano soldi pubblici per fare le ferie a qualcuno che appartiene alla Chiesa Cattolica e che sarebbe quella che voglia togliere i diritti ai cittadini, alle coppie di fatto, voglia togliere i diritti alle donne di abortire, di curarsi della propria salute, impedendo che certi farmaci vengano distribuiti, è una cosa molto molto grave, insomma. Sei pronto? Purtroppo l'ascoltatore è caduto. Sei pronto? Sì, Carlo, ciao. Ciao. E voglio dire, diciamo che se vuoi fare un augurio al Papa, visto che lei è un emigrante anche a lui, di che, ma vai in Texas, va, per passare un poco le ferie. Ma sai, basta l'avessi delle torno. Vedi, io sono dell'avviso che dovevo pensare tutte le regioni monoteistiche se ne tornano a Gerusalemme e si mettono d'accordo là. Cioè, visto, no, che... visto che l'organizzazione là vede tanto bene anche quello che fa la gente là, non è la gente normale, ma sì che va il corteo col manico. E ora è meglio che va a fare, passarsi un po' più, che va a fare come a Naomi Campbell, che va a fare spazzature. Ma vedi, io penso che se fosse condannato gli darebbero l'ergastolo. Se fosse condannato gli darebbero l'ergastolo. Non so. No, se che si butta dentro due posti della spazzatura così. Io sarei con Marco Spassatura de Manco. Ciao. Ciao, ciao. E difatti il problema sempre è che la Chiesa Cattolica chiede solo la sottomissione. Poi quello che fanno le persone per ottenere questo non è importante per loro, l'importante è tanto il risultato, che è la sottomissione. Sì, pronto? 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 Niente da... Pronto? Sì, Francesco? Sì, ciao. Ciao, scusa. Scusa, sei a Lorenzago te. Come sai? Stai telefonando da Lorenzago, scommetto. Da Lorenzago? Sì, da Lorenzago. Ci sono già sopra con l'elicottero. Di tutto, Marco. Comunque in provincia di Belluno mi sembra. Sì, Belluno, no? Mi sembra, sì. Attento, tu dicevi prima, ragazzo, no? Sì. La tua vita, sei venuto fuori così parlando, normalmente dicevi la tua vita, devi. Ma tra virgolette. È un concetto sbagliato pensare che la vita è nostra, cioè è un concetto, guarda, mettilo dal punto di vista filosofico, pratico, come intendi logico, quello che, la vita non è nostra, Francesco. Noi la viviamo, la nostra vita. Viviamo una vita che, tra virgolette, si è incarnata in noi in modo... No, piano. Certo. L'incarnazione è un concetto cristiano che non appartiene al paganesimo. Materializzata, dai, io sono un corpo, sono una materia. Scusa, tutto è materia. Allora sta attento. Cioè, tu non puoi dirmi che noi eravamo un ammasso di celle, vuoto, insignificante, stupido, che è arrivato l'angelo che a calci ha messo dentro l'anima. Noi non siamo incarnazione di niente. Noi siamo noi stessi e siamo emersi dal caos. Tu quando sei nato ti hanno messo al mondo i tuoi genitori, sì, papà e la mamma, esatto, e te, la mamma ti ha portato per noi, sei nato, tu non sapevi, non hai... In un certo senso la tua volontà in quel momento non esisteva in come questo no? processo di crescita. Come no? Assolutamente. Come no? Hai deciso di... Il mio DNA che cos'è? Cos'è il mio DNA? Nel mio DNA non contiene la vita. Vabbè, cosa vuol dire? Che tu... allora dovresti essere prima del tuo DNA, dovresti essere... Il mio DNA apparteneva a mio nonno, apparteneva a mio bisnonno, apparteneva alla specie umana a cui appartengo. Comunque sta attento, Francesco. Cioè il mio DNA... È il mio DNA. Se tu pensi che noi, qualcuno dice che noi siamo il 98%, siamo scimmie, che la differenza tra noi e le scimmie è un 2%. Sì. Però se tu prendi quello che ha fatto l'umanità, quello che ha fatto il popolo delle scimmie, vedrà che c'è un'enormità di differenza. Comunque, e allora significa che una piccola, anche una piccolissima percentuale del mio DNA, la volontà è all'interno della materia. Torniamo a fare le riflessioni che fa il 99% della gente. Quando verrà il momento di morire, credo che il 99% della gente non sarà contenta di c'è un problema, di perdere questa vita. Piano, Marco, della gente arriverà la morte che è già morta. Sì, sì, beh, mettilo come vuoi. Comunque io so che quando uno, insomma, gli si dice o hai una brutta malattia o devi morire, eccetera,
è una tragedia. Allora sta attento, sì. Non decidiamo, tra virgolette, mettiamola così, semplice, semplice, anche perché possa capire, non decidiamo di venire al mondo, perché io credo sia qualcuno, no, che viene al mondo che sta male, che ha degli handicap forti, sì, eccetera. Se gli si chiedesse prima, vuoi venire al mondo, vuoi nascere, non vuoi nascere, oppure anche i bambini che nascono magari in Africa dove c'è l'AIDS, non c'è da mangiare, muoiono di fame, non c'è l'acqua, tanto, sì, ma in certi posti bevono anche la pipì, forse qualcuno direbbe no, guarda, io sto bene dove sono, lascia perdere, eccetera. Quindi quando io ragiono così, insomma, in termini di decisione, io mi sono trovato al mondo, ho cominciato a capire di essere al mondo dai 3-4 anni, sì, rendo conto un po'. Sì, piano, probabilmente quando verranno un momento che devo lasciare sto mondo, mi incatterò a morire e farò il diavolo a quattro, perché morire non ho voglia, no? E allora quando si dice che la vita è mia, cosa vuol dire sta parola? Ecco, dai, ti ascolto, ciao. Il discorso di dire che la vita è mia è effettivamente è nostra, cioè nel senso che la nostra esperienza, la nostra individualità è enorme. Non appartiene a nessun altro, non può essere condivisa, non può essere di nessun altro che la spinge. Cioè nel senso che la nostra realtà fisica, biologica è insita nella materia. Noi emergiamo, ci trasformiamo, usciamo con la nostra volontà dalla materia che è uniforme, che è la base di tutto, che non ha volontà. Questa vita appunto si trova e si manifesta perché esistono delle condizioni favorevoli. Il DNA appunto viene trasformato perché incontra altro DNA, cioè nel senso che ci sono delle persone che si mettono in contatto tramite la sessualità e vanno a permettere la combinazione di qualcosa che è già presente. Quando si forma il feto non è un essere inanimato, non è un qualcosa che non ha volontà, che non ha possibilità, che non ha niente. In realtà è già insito. Il contatto tra le due polarità permette che queste due energie possano fondersi, possono comunicarsi e integrandosi a vicenda possono dare origine a un'altra vita umana. Ma la volontà di fare questo li deriva perché loro sono portatori all'interno della loro dimensione materiale di queste informazioni, di queste notizie, di questi elementi. La catena del DNA è una catena di informazioni che in contatto con qualcosa che gli è simile, ma che contiene informazioni che possono essere condivise, permette di generare la vita. Questa è una continuità che c'è da sempre nella nostra materia, che si trasforma, che si spinge, che va avanti. Di conseguenza, anche quando noi moriamo, lasciamo qualcosa di noi. C'è chi lo lascia nei figli, c'è chi lo lascia come eredità nella materia, perché quello che noi trasformiamo, quello che noi portiamo dentro le nostre cellule, perché la nostra intelligenza, la nostra cultura, non è soltanto quello che noi facciamo con le parole, con il pensiero, ma ogni nostra cellula acquisisce questa memoria. Questa memoria ritorna nel calderone della materia del mondo e si trasforma. E questa porterà una memoria, cioè esiste una memoria della materia che è la sommatoria, che è l'aggiungersi, che è il trasformarsi di tante altre notizie, di tante altre informazioni. Allora noi possiamo far continuare la nostra vita sia in quello che noi abbiamo creato nella nostra esistenza, sia nella cultura che abbiamo prodotto, sia negli elementi e negli eventi in cui siamo intervenuti, perché rimarrà una memoria, rimarrà un'impronta della nostra esistenza. Ma il fatto quando noi torneremo con la morte alla materia, quando torneremo a essere dissolti nel mondo, quando appunto torneremo a mescolarci con la materia che non ha volontà, porteremo le nostre informazioni e di conseguenza questa è la nostra morte, è la nostra dissoluzione. Ma finché tutti gli elementi che compongono il nostro corpo, che compongono il nostro cuore, sono uniti, noi siamo una cosa, noi siamo una vita. Quando questi elementi vengono dissociati, non c'è più la vita, ma finché tutti questi elementi, e che non possono essere separati, cioè l'uomo non può essere fatto in anima, corpo e spirito, in realtà è la fusione di queste tre cose. Quando ci sarà appunto la scissione, la separazione, quando ci sarà il dissolvimento, cosa diventerà? A me non interessa. Perché nel momento in cui io sono qui, comunico tramite la mia esperienza, tramite la mia materialità. Quando non avrò più questa materialità, quando sparirà, è un problema che non mi pongo. Perché quello che noi dobbiamo imparare è ad affrontare il presente, non porci nel vivere nella speranza della vita eterna, nel pensare di raggiungere chissà che. L'importante è che nel nostro presente noi siamo coscienti, che compiamo quello che ci possiamo. Certo che esiste la sofferenza umana, certo che esistono i bambini
che nascono in condizioni di vita non certo favorevoli, ma questo dipende anche dalle condizioni che vi vengono create. Perché io non vengo dal nulla, non vengo dal caos, perché io arrivo con la mia biologia, perché me l'hanno trasmessa i miei genitori, me l'ha trasmessa la mia società, me l'ha trasmesso il mio ambiente. Allora, se io non ho cura della vita in ogni momento, in ogni circostanza, se io non ho cura dell'ambiente, lo vado a inquinare, lo vado ad alterare, se io non ho cura del mio fisico, lo vado a distruggere con un tipo, con l'alcolismo, vado a distruggere con altre cose. Se penso che ad esempio il vivere come la sessualità, come lo propone il cristianesimo, crea un'alterazione e di conseguenza la mia scelta di sottomettermi, di accettare cose negative per la vita, andrà a produrre delle conseguenze negative. Queste conseguenze negative non sono soltanto nella società, ma sono anche nella biologia. Il fatto di credere in certe cose, come fanno i cristiani monoteisti, porta a un'alterazione del campo del DNA. Se noi poniamo la nostra visione del mondo in altre direzioni e con altri riferimenti, abbiamo anche la modificazione della biologia individuale. Per questo è importante che noi siamo coscienti di quello che facciamo e che noi andiamo ad orientare la nostra esistenza verso le cose migliori, sapendo che noi dobbiamo fare di tutto non per sottrarre alla vita elementi, ma per avere una vita piena. Questo permetterà di migliorare la nostra specie. Questa è una scelta che noi possiamo fare. Certo, finché tutti quanti le persone penseranno che la vita è una valle di lacrime, ci saranno sempre condizioni in cui la materia si piega a questo, perché ricordate che il DNA viene influenzato anche dall'ambiente in cui si trova. E se allora noi pensiamo che le persone devono essere sofferenti, creeremo la sofferenza. Se noi invece agiamo perché esista la felicità, nel giro di lungo tempo, prendendo coscienza, saremo capaci di risolvere molte cose. E questo dipenderà sempre dalla nostra volontà, non c'è nessun salvatore, nessuno che ci potrà aiutare, nessuno che ci potrà indirizzare. Dobbiamo sempre essere consci che tutto lo possiamo fare tramite la nostra volontà e il nostro agire. Certo, se saranno poche le persone ad agire, saranno poche le persone che saranno coscienti, la sofferenza sarà tanta e dovremo assistere a tanta sofferenza. Però noi dobbiamo sapere che contro questa sofferenza si deve combattere. Chi si trova in quella situazione non è stata una condizione favorevole, però dobbiamo aiutarlo. Però dobbiamo anche sapere e pensare alla lunga, dire dobbiamo rimuovere tutte le cause che generano sofferenza. Le cause che generano sofferenza nella nostra società sono le più chiare. È una visione monoteistica, con le caratteristiche cristiane, che crea dubbi in tutte le cose e noi dobbiamo combattere contro questo. Bene, purtroppo il tempo è finito, mi dispiace per gli ascoltatori che non sono potuti intervenire, ci sentiamo più tardi, dalle 19 alle 20, e ricordo che questa sera a Montegrotto Termini, nel pub Imbolc, in via Aureliana, 11 alle ore 21, c'è il MUT, cioè l'incontro mensile dei pagani del Vica del Veneto. Ciao a tutti e ci sentiamo dalle 19 alle 20. Vediamo di far partire il CD, sì.